C'è stata questa contestazione da parte di un centinaio di tifosi di ultra che hanno esposto all'esterno del porto turistico Enrico uno striscione con scritto vergognatevi. Ci sono stati dei cori all'indirizzo della squadra, al passaggio delle auto, anche diciamo degli sponsor, di tutti gli invitati questa sera alla cena. È stato acceso anche qualche fumogeno e è stato fatto esplodere anche qualche petardo. Poi la situazione è tornata alla calma, ma bisogna dire che non ci sono stati veri e propri momenti di tensione, anche se ovviamente i tifosi all'esterno del porto turistico erano arrabbiati. Sì, la contestazione c'è, in un momento come questo non è che ci si può aspettare gli applausi. Sicuramente questa non è una festa, è un modo per fare gli auguri a tutta quella gente che ci è vicina durante l'anno, e mi riferisco soprattutto agli sponsor. E i ragazzi devono mettere la faccia anche in questo giorno qui, perché è troppo facile mettere la faccia solo quando le cose non vanno bene, e quindi è giusto che ci siano anche i ragazzi, non a festeggiare ma a mettersi in prima linea anche loro, per dire che ci sono, per dire che ci siamo noi come società, c'è il mister, siamo a 3 punti dalla salvezza, quindi non è finito il mondo. Sicuramente non dobbiamo ripetere prestazioni come quella di Crotone, ma dal punto di vista dell'attenzione, perché diversamente forse è stata più, per me la partita vergognosa è stata la Coppa Italia a Bergamo, non quella di Crotone. Per porre il rimedio bisogna andare sul mercato e prendere giocatori che siano funzionali a questa squadra, e così come abbiamo fatto in tutte le sedi di mercato lo faremo anche quest'anno. Per cui non è una questione di avere le risorse o non avere le risorse, che io possa andare a prendere anche i più bravi del mondo che me li prestano, e come capisci bene che non ci vogliono le risorse ma gli devi pagare gli stipendi. Se poi fai un ragionamento diverso, che a gennaio penso sia difficile da fare, perché a gennaio non puoi andare a prendere delle scommesse, ma devi prendere i giocatori che conoscono il campionato, che si sono allenati, che hanno fatto qualche partita, che sono già in Italia, e quindi il mercato è quello che dice quello che ci vorrà. Io ho detto prima all'inizio di questo intervento che il Pescara è presente, si farà trovare pronto al mercato.